Questa sera, come devo andare? Questa sera, come vedete anche nella slide, parleremo di cioccolato, un po' per addolcire i tempi anche, perché alla fine avremo anche una degustazione. Il titolo è Riconoscere il cioccolato di qualità. E prima di passare però alla relazione, io vi voglio leggere il curriculum, che è particolare perché quando ho visto il curriculum al nostro relatore Gianni Strovelli, mi ha mandato un curriculum scritto in prima persona, che è una parte un'autobiografia, in parte una confessione, in parte, però viene fuori veramente una persona che io non conoscevo tutti gli aspetti suoi, perché noi ci siamo conosciuti in montagna con l'alpinismo giovanile. In realtà questo è relegato alla fine del curriculum adesso, da quello che ho letto, perché veramente gli interessi e la ricchezza sua, adesso vi leggo. Nato a Monte Giorgio, vi ometto la data di nascita, è stato residente a Monte Giorgio per 31 anni, poi si è trasferito a Monteradaro. Diplomato presso i Montani nell'anno 78, perito industriale, specializzazione informatica. E qui scende nel personale, perché si era iscritto all'Università di Camerino in matematica, però ha lasciato gli studi dando un grosso dispiacere ai genitori, c'è scritto. Perché ha lasciato gli studi? Perché ha trovato impiego in un'azienda commerciale della zona come analista programmatore, e spinto anche dal fatto che aveva necessità morale di essere autonomo e iniziare a costruire se stesso. Anche perché a quei tempi essere diplomato o laureato nella mente di molti veniva considerato un parcheggio per disoccupati. Di lì a poco ebbe la fortuna di conoscere un dirigente della Olivetti Spa di Ivrea, dove gli fece conoscere un'azienda locale che si approcciava a produrre e commercializzare un software verticale per calzaporifici. Tale azienda, Oli Sistemi SRL di Porto Sant'Elpidio, andava infatti alla ricerca sia di programmatori esperti, ma in modo particolare di un analista, cui avesse la cura dello sviluppo di un pacchetto per le aziende calzaturiere. Con coraggio, forse anche con un pizzico di pazzia, rifiutò l'assunzione come programmatore a vantaggio di quella di analista, assumendosi il rischio del fallimento sia per l'azienda che ancor più deleterio per se stesso. Quindi anche coraggioso, io l'ho visto scalare, insomma, il coraggio non gli manca. Nel giro di un anno e all'età di 23 anni, la direzione dell'azienda gli propose di entrare in società, acquisendo le quote in modo gratuito. Nel 1987 loro del gruppo software si staccarono dal ramo commerciale, costituendo l'Olisoft SRL, azienda allora come ora leader del settore informatico per aziende calzaturiere e accessoristiche per calzature locali, nazionali e internazionali. Tutto in questo periodo ha avuto la fortuna di conoscere persone di culture ed etnie diverse che lo hanno maturato e acculturato in tantissimi aspetti, alimentando in lui l'abbattimento graduale di tutti quei tabù e paure rivolte a quelle popolazioni diverse dalle nostre culture. Nel 2009 è uscito come dipendente dalla Olisoft, ma è rimasto fino al 2016 come socio di tale azienda per intraprendere l'attività di libera professione come consulente informatico e formatore, sempre nell'ambito settore calzaturiero. Dice, fino adesso che c'entra il cioccolato con tutto quello che ha fatto? E qui cominciamo a entrare nel vivo. Sin dall'età infantile si è maturata in lui quella cultura del vivere sano, forse anche aiutato dal fatto che, abitando in campagna, è cresciuto in mezzo alla natura, ai colori, ai profumi dei frutti, dei prodotti trasformati, dalle tradizioni culinarie in genere.
Quindi sia il naso che il palato sono allenati a riconoscere il buono dal cattivo e il sano dal malsano. Quindi nel corso del tempo e sin dalla giovane età ha sempre cercato di acculturarsi per ampliare le conoscenze, per aumentare il livello edonistico in lui e condividerlo con gli altri. Ha frequentato i corsi completi fino all'ultimo stadio con i relativi esami finali di sommelier e degustatore del vino 2008, degustatore del cioccolato 2012, degustatore di formaggi 2014 e infine degustatore di olio 2016, completandolo con l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici assaggiatori di olio extravergine 2017. Attualmente ricopre la carica istituzionale come consigliere nazionale della Compagnia del Cioccolato, occupandosi di abbinamenti e referente coordinatore delle tavolette delle Marche, sempre della stessa associazione. Parallelamente dal 2013 ricopre anche la carica di vicepresidente vicario di Avis regionale Marche, occupandosi di programmazione regionale e nazionale del fabbisogno e del buon uso del sangue, in collaborazione con il CNS, Ministero della Salute. E in questo periodo, parallelamente, abbiamo detto, il lavoro e tutti gli impegni elencati in precedenza mi hanno accorciato gli interessi verso la montagna e in modo particolare la cura e l'organizzazione dell'alpinismo giovanile. In questo momento, oltre a fare qualche escursione tra amici, è relatore di meteorologia presso la sezione CAI di Fermo. Come amante e praticante in età giovanile di calcio, per 25 anni ha curato l'organizzazione come responsabile unico del settore giovanile della US Monte Giorgio Calcio, ricoprendo anche la carica per 2 anni di presidente pro tempore. Dal 2008, in concomitanza con la nascita della provincia di Fermo, fa parte della delegazione FIGIC della realtà territoriale. Lui è Gianni Strovelli. Bene, grazie Silvana. Allora, la scaletta, diciamo, iniziamo subito, facciamo una breve presentazione, come abbiamo detto, no? Ok, perfetto. Allora, spegniamo questo, così magari col proiettore si vede un po' meglio. Va bene. Va bene? Sì, va bene. Allora, partiamo dal titolo. Il titolo, come già annunciato Silvana, è Riconoscere il cioccolato di qualità. Perché riconoscere un cioccolato? Che effettivamente questa sera parliamo non di semplice cioccolato, ma il cioccolato cosiddetto di nicchia, come i prodotti alimentari, quindi dal vino, dall'orma, dalla pasta, dalla semplice carne, c'è il prodotto, tra virgolette, di massa e il prodotto di nicchia, il prodotto praticamente di qualità. Quindi anche nell'ambito del cioccolato esiste una qualità, insomma, del prodotto. La Compagnia del Cioccolato. Che cos'è la Compagnia del Cioccolato? La Compagnia del Cioccolato è quella che io rappresento, è un'associazione insomma, di volontari, amanti del cioccolato, ma in modo particolare amici, più che soci, che vogliono condividere insieme anche verso l'esterno la piacevolezza edonistica verso questo prodotto. E siamo anche dei selezionatori, ma anche dei giudici severi, perché facciamo anche dei concorsi, in modo particolare ogni anno, che adesso vediamo un attimino dalle slide. E comunque questa è dal 1995 che è nata, perché ci sono due loghi, perché effettivamente quello è il primo, quello in basso sotto, in marrone, nato nel 1995, e quello sopra praticamente è il logo dal 1 gennaio 2018. Quindi una veste nuova. La sede legale è a Torino, ed è lì dove effettivamente è nata la Compagnia del Cioccolato. È nata per caso, è nata da degli amanti, degli amici, dei amici che facevano salotto, e quindi hanno costituito questa associazione. La sede operativa è a Bologna, attualmente, senza che ve leggo, sono praticamente il presidente e il vicepresidente, sono le cariche istituzionali appunto di questa
di questa associazione a livello nazionale, però è strutturata territorialmente. Quindi esiste una sede centrale operativa a Bologna, sede legale a Torino, però esistono 23 attualmente, chiamiamole sezioni, noi le chiamiamo tavolette, proprio per richiamare il concetto, insomma, del cioccolato, cioè sono pezzi di cioccolato. Al 31/12/2017, l'anno appena trascorso, la CARI 1052 soci. Nelle Marche è strutturata, adesso sono 5, ma non perché sono 5 province, è soltanto una semplice coincidenza, perché in realtà anche le tavolette sono un gruppo di amici che può essere fatto a Fermo, a San Giorgio, a Corso del Pio, quindi un gruppo di amici che si mettono insieme almeno 10 persone per formare una tavoletta. In realtà la tavoletta è fatta da normalmente 10 spicchi o 12 praticamente pezzetti, insomma, di cioccolato, per rendere un attimino il concetto, insomma, della tavoletta. Io sono il responsabile regionale, poi ci sono gli altri, diciamo, referenti delle tavolette per tutte quante intorno al territorio marchigiano. Quali sono le attività principali? Allora, le attività principali, innanzitutto l'associazione si regge sulle quote associative, come in una normale associazione, perché è un'associazione, insomma, di volontariato. E poi è un programma che ogni due all'anno, almeno due master per corsi di formazione per diventare degustatori. Degustatori significa giudici, insomma, sul cioccolato, che prende il nome appunto di cifricchetti o di chocolate tester. Poi a febbraio è il nostro concorso all'APGE, è la tavoletta d'oro. Che cos'è la tavoletta d'oro? E questo non è altro che il premio dei migliori cioccolati italiani. Noi abbiamo diviso i cioccolati in diverse categorie, quindi quello al latte, i cremini, le spalmabili, i fondenti, che sono fondenti, al latte praticamente due tipologie, quelle sotto la 35 e 40%, quelli oltre praticamente il 45%, sono tutte quante categorie, per ogni categoria viene nominato praticamente il miglior cioccolato dell'anno, ovviamente italiano. Ecco, questo per esempio è uno dei corsi che abbiamo fatto qui nelle Marche, c'era un numero che era praticamente dei canali, quindi si svolge un numero abbastanza ristretto. Questo invece è successo l'anno scorso a Camerano. Questi sono gli alunni appena che hanno finito il corso, e questo invece è il concorso della tavoletta d'oro. Qui c'è un premio riservato per la cronaca cioccolatiere, praticamente l'azienda Amedei, era praticamente al latte, e poi io, occupandomi praticamente di abbinamento al Salone di Cioccolato, che si svolge ogni anno da 3 anni in parallelo a quello che si svolge a Parigi, in realtà non è una fiera del cioccolato, ma in realtà è chiamiamolo un incontro per degustare, insomma, il cioccolato. Questi erano degli eventi, sono stati 3 eventi, sui vini italiani, in questo caso erano vini passiti bianchi, in abbinamento ai tipi di cioccolato, tra cui c'è anche stasera uno che praticamente è presente, insomma, in foto. Questi erano i vini rossi, questo invece è il Marsala. Quindi sono state fatte, diciamo, 3 eventi, vini bianchi passiti, vini rossi passiti e praticamente il nostro vino fortificato che va per la maggiore, è conosciuto tutto il mondo, che è il nostro Marsala. Allora, innanzitutto partiamo per definizione, insomma, del cioccolato. Già la legge 916/1931 era stato stabilito la definizione, appunto, del cioccolato. E la differenza fra definizione cioccolato e surrogato cioccolato. Allora, molto brevemente, il cioccolato non è altro che quel prodotto che è composto con almeno il 35% di pasta di cacao. Cos'è la pasta di cacao? Non sono altro che le fave, il seme di cacao, macinate, diventano poltiglia, polpa, quella, diciamo, è la massa praticamente di cacao. Quindi almeno deve avere il 35%. E il resto di zucchero, quindi quando vediamo sulle tavolette 50%, 60%, si dice che almeno il 60% è composto da pasta di cacao, il resto è zucchero. E questa direttiva è stata ripresa nella Comunità Europea, è stata la stessa direttiva dalla legge 1916/1931. Poi il surrogato invece
può essere fatto da pasta di cacao inferiore al 35%, e quindi, perché il minimo è 35, in quel caso il prodotto, essendo meno 35%, non può chiamarsi cioccolato, ma in realtà è burro di cacao. Oppure può essere sostituito la parte grassa da sostanze diverse rispetto al burro. Quindi ci possono mettere oli, grassi di altre, diciamo, vegetali o animale, ma che non sia il burro di cacao. In questo caso posso essere definito il surrogato di cioccolato e non più cioccolato. Quindi, in sostanza, il cioccolato deve essere formato pasta di cacao, eventualmente l'aggiunta di burro di cacao e zucchero. Questo praticamente è l'indispensabile, chiamiamolo il disciplinare per chiamarsi cioccolato. Ma questo è durato fino al 2000. Nel 2000 le forti multinazionali, in modo particolare i paesi scandinavi, l'Inghilterra in primis, anche perché loro producevano il cioccolato nel loro modo, hanno voluto, ottenuto dalla direttiva europea di poter aggiungere al cioccolato il 5% di oli vegetali di un certo tipo, quindi non l'olio in particolare, ma quelli definiti, quelli che stanno nell'equatore, quindi l'olio di palma, il burro di karité, il burro di ribeye, il noccio di mango, il burro di cocco. Questo, diciamo, era la direttiva europea. L'Italia si è battuta, ma in realtà praticamente è rimasta sconfitta, quindi ha vinto le multinazionali, ha vinto i paesi praticamente del nord e nord Europa, e hanno voluto e preteso che può chiamare cioccolato anche con l'aggiunta di oli vegetali. Però l'Italia praticamente non si è resa, lo slide non c'è, adesso ve lo racconto, e hanno inserito, diciamo, i cioccolatieri italiani hanno inserito nelle loro tavolette la dicitura cioccolato puro. Questo è durato per diversi anni, fino al 2006, nonostante munizioni, multe, eccetera. Alla fine, diciamo, in questo caso veramente si è resa nel 2008, e hanno dovuto togliere nelle etichette il cioccolato puro, perché comunque era una dicitura che poteva creare praticamente confusione. Però perlomeno tra i migliori cioccolatieri italiani hanno fatto un patto d'onore, in cui praticamente perlomeno dichiarano che producono cioccolato come si produceva una volta. Lì bastava, ma dopo ormai la frittata è fatta, lì bastava, secondo me, invece di mettere cioccolato puro, avesse messo cioccolato classico. Quindi non penso che effettivamente poteva cambiare qualcosa. È come si fa anche nel vino, quindi quando nel vino c'è una DOC, in questo caso, che si allarga la DOC, magari i produttori che facevano parte della vecchia DOC mettono nell'etichetta verdicchio classico, tanto per nominare il verdicchio, rispetto alla DOC che è praticamente verdicchio. Però ormai praticamente è fatto. Allora, come è nato? Tutto come si fa il cioccolato, abbiamo detto, si fa da semi di cacao. Essendo semi, ci sarà una pianta. Allora, dalle ricerche è venuto fuori che le prime piante di cacao risalgono al 12.000 avanti Cristo. Esatto. Nel 10.000 avanti Cristo, in quella zona, insomma, dell'America centrale, si sono formate due isole genetiche diverse. Una verso il nord, non Nord America, ma il nord, insomma, dell'America centrale, quindi verso le Ande venezuelane, e l'altra verso l'Amazzonia brasiliana. Quindi queste due zone si sono formate due tipologie di cacao diverse. Una è gli alberi di Teobroma cacao, sono sviluppati, e l'altra è il Teobroma cacao cacao nella zona venezuelana, e l'altra è il Teobroma cacao sperocarpa nel Brasile. In sostanza, che cosa c'è? È venuto fuori, lì c'è un errore, è criollo, no criollo, e forastero. Quindi forastero significa che è fuori, forastiero, significa che viene da un'altra parte. Perché? Perché l'origine veramente della riscoperta del cacao è verso l'America centrale, chiamiamola del nord, quindi Venezuela, Colombia, in quelle zone lì. Quindi significa che quello è il cacao locale, criollo, cleole praticamente in questo caso, è locale. Quello che viene da fuori è il forastiero, quindi è diverso, quindi è quello che praticamente non è uguale al
a quello insomma dell'America centrale del nord. Quindi sostanzialmente ecco come si sono formati queste due tipologie di cacao. È come dire il Sangiovese e il Verdicchio detti però le poi, ok? Ma nel 1727 d.C., quindi molto recente, un forte uragano nell'isola di Trinidad spazzò via un'intera piantagione. Quindi quella piccola isoletta, l'uragano, spazzò via praticamente l'intera piantagione insomma, del cacao. E lì c'erano dei monaci, monaci un grande aiuto sia del vino ma anche praticamente in questo caso anche del cacao, e i monaci cappuccini in qualche modo hanno reimpiantato, no? Queste piantagioni. Ma non è che erano esperti di botanica, di genetica della pianta. Hanno preso la pianta di cacao e hanno riportato in qualche modo insomma in Trinidad, ok? Però che cosa è avvenuto? È avvenuto che comunque queste piante si sono ibridate con quelle che erano rimaste, perché in realtà l'uragano, sì, è vero che ha spazzato via tutto, ma qualche pianta c'è rimasta sostanzialmente. E quindi impiantando queste piante provenienti dal Brasile, quindi sostanzialmente era forastero, impiantando in quel territorio si è ibridato con quello che è rimasto del criollo. Perché, questa apre una parentesi, il cacao è una pianta che si ibrida molto molto facilmente, si scambiano praticamente il DNA in maniera molto semplice, diciamo da questo punto di vista. Quindi se noi mettiamo insieme, vicini due piante, queste praticamente si scambiano tutti quanti il DNA, anche se hanno praticamente DNA diversi. E quindi si è formato il Trinitario, la terza tipologia del cacao. Quindi, vabbè, diciamo questa la terza categoria. Volevo dire esattamente, che non ho detto prima, che il criollo è un cacao molto molto aromatico, dolce da questo punto di vista, rispetto al forastero che è molto robusto, amaro, rustico, quello che magari si vede in commercio maggiormente. Perché? Perché il forastero è circa il 90% della produzione mondiale, il trinitario è circa l'8% e il criollo nel mondo all'incirca è l'1,5-2% massimo. Quindi questa per capire un attimino la tipologia di produzione. Perché? Perché il forastero è una pianta molto produttiva, il criollo è una pianta poco produttiva, ma molto aromatica. E stasera praticamente ne assaggiamo qualcosa. Dove si coltiva la pianta di Tupruma Cacao? Ecco, quello che vedete in rosso, quindi in realtà intorno all'equatore, più sopra e meno sotto 20 gradi dall'equatore, quelle diciamo sono le zone ottimali per la piantagione o perlomeno della coltivazione delle piante di cacao, perché ha bisogno di un certo tipo praticamente di clima. Adesso cerco di andare molto velocemente, qui vedete un produttore che sta raccogliendo le fave, scusate, le capocce, che sono praticamente il frutto insomma della pianta. Una particolarità, noi siamo abituati a vedere il frutto di una pianta sui rami, qui invece il frutto del cacao sono praticamente sui fusti, sui tronchi, quindi è una particolarità praticamente diversa. Quindi ha bisogno di un certo clima, quindi una temperatura dai 18 a 32 gradi, un'umidità elevatissima, 80-100%, piogge da 1200-1800 mm all'anno, luce intensa ma mai diretta. Difatti sopra le piantagioni di cacao i coltivatori ci mettono altre piante più grandi, banani e altri tipi di, che magari coprono praticamente le piante di cacao, che ha bisogno di luce ma non praticamente quella diretta. Quindi abbiamo detto per famiglie di piante di cacao, la più pregiata, la più delicata è il criollo, fornisce circa il 2% del cacao mondiale originario del Centro America, quindi la maggior parte del criollo è in questa zona del Centro America. Il forastiero, meno pregiata, fornisce il 90% del cacao mondiale, è la più diffusa e coltivata soprattutto in Africa. Il trinitario è un ibrido dei primi due, con caratteristiche intermedie, fornisce l'8% del cacao mondiale. Spesso in realtà sembrerebbe che abbiamo tre prodotti. Invece in realtà dei prodotti ne sono infiniti, per dirne una,
il criollo, che praticamente è il 2% della produzione mondiale, ce ne sono inventariate circa 15.000 tipologie diverse. Per un attimino, in questo caso, perché sono piante che si ibridano molto molto facilmente. Quindi, se abbiamo tempo, poi vi spiegherò chi ha cercato e sta cercando di mantenere l'originalità di ogni singolo prodotto, ogni singola pianta, perché effettivamente questa pianta cambia il DNA molto molto facilmente a contatto praticamente con altre piante. Ecco, questo esempio è una piantagione, vedete un attimo i frutti che sono sui tronchi, non sono praticamente sui rami. Allora, sui colori potrebbe un attimo sviare, cioè non è che il colore individua fondamentalmente la tipologia del cacao, non è quello, non è che mi dà, diciamo, l'indicazione. Quella sotto a fianco è un vivaio, sono dei vivai, quindi vengono praticamente, perché le piante dureranno 40-50 anni, non di più, poi logicamente vengono reimpiantate, quindi tolte e poi vengono praticamente immesse, come un normale prodotto vegetale. Ecco, questo è un altro piantagione di un vivaio esterno, non all'interno. Questa è la zona del Venezuela, sul del lago. Ecco, questi sono i frutti. Allora, la tipologia è dalla forma, non è dal colore. Ok? Perché poi, quando la frutta... Vabbè, la frutta la conosciamo tutti, quando è verde fondamentalmente non è matura, no? Quindi all'inizio le capocce sono tutte verdi, quelle che vedete qua a fianco. Poi, magari con la maturazione, che non è un segno di maturazione comunque, si colorano in maniera diversa. Ma questo, ripeto, il colore non mi identifica la tipologia della capocce. Ma la forma, quindi quella forma più accombata è il forastero, la più grande, che abbiamo detto prima, molto molto produttiva. Quella più stretta, allungata, è il criollo, e quella intermedia praticamente è il trinitario. Quindi si individua dalle forme. Attenzione, dentro quelle capocce, vedete sopra, quella è aperta e dentro ci sono le fave, quelle sono le fave di cacao, ok? Quelle che magari avete visto, che poi produce praticamente, diciamo, cacao, pasta di cacao o massa praticamente di cacao. Attenzione al colore. Quella a fianco è il fiorellino che, impollinandosi, produce, diciamo, la capocce, il frutto. Ma l'impollinazione, se non avviene praticamente massimo un giorno, due giorni, muore. Quindi di conseguenza l'impollinazione deve avvenire entro un giorno, due. Un'altra particolarità: noi siamo abituati le piante, le nostre piante, che c'è le stagioni, sono le stagioni, quindi c'è la stagione della potatura, del riposo, della fioritura, della germinazione, eccetera, eccetera, poi c'è la stagione del raccolto. Qui non c'è tutto quanto questo, perché troviamo sulla pianta il fiorellino, la capossa che è pronta, quella che non è matura, cioè praticamente è sempre continuo, cioè una pianta che si rinnova sempre, cioè non c'è la stagione della fioritura, non c'è la stagione del raccolto, perché si raccoglie e fiorisce sempre. Ok? Siamo all'equatore, quindi non esiste, insomma, il discorso, insomma, del concetto, insomma, della stagione. Ecco, quelle fave non sono altro che delle placente, fondamentalmente. Immaginiamo che dentro ci fosse un bambino, diciamo, ecco, quindi è la placente che ricopre la fava di cacao per proteggerla. La rottura di queste capocce, perché occorrono degli specialisti, perché non è semplice romperla, perché comunque è sempre un guscio, tipo quello di noce, fondamentalmente, anche se questo è un po' più morbido, però occorre una tecnica praticamente per sezionarle, perché deve essere una sezione secca, pronta, però non deve rovinare il frutto, perché se rovina il frutto va alla fermentazione e quindi praticamente quel prodotto te lo giochi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi occorre anche una tecnica molto particolare. Ecco, questa è, diciamo, la tipologia, per renderti più chiaro. Questo è più il criollo, il forastero e il trinitario. Poi, ecco, vedete un attimo qua il colore. Ecco, il colore del, diciamo, quello che ricopre le fave
rappresenta il cosiddetto cioccolato aromatico, cioè significa che non presenta tannino, non presenta praticamente coloranti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, ripeto, siamo abituati a vedere il cioccolato fondente scuro, nero. E invece in realtà, questo è forastero, invece in realtà il criollo è un cioccolato, è marroncino, è chiaro, sembra latte fondamentalmente. Perché? Perché non ha quella parte tannica. Quindi l'idea ce l'ha, oltre che della forma, anche come queste fave all'interno sono colorate. Se non ha pigmentazione, è un cacao di qualità, è un cacao aromatico. Quindi non è il cacao scuro, non è il cacao nero, non è il cacao praticamente amaro, quello che praticamente ci fa, fa venire la pelle d'oca, diciamo, da questo punto di vista. Vedete, sotto usa un tipo di tecnica per tagliare la capossa. Cioè immaginate che sia una noce, una noce di cocco, diciamo, da questo punto di vista. Questo è il burro di cacao, ma poi dico un attimo come si forma il burro di cacao. Esatto, come non gli ricordo. Ecco, questa, diciamo, purtroppo è una parte brutta, una parte negativa, perché quello che vedete è un bambino africano che viene praticamente sfruttato per questo tipo di lavorazione. Perché il bambino viene sfruttato? Perché in Africa, in modo particolare, le multinazionali fanno da padrone. E quindi questi produttori non sanno per che cosa serve. Gli arrivano giù le multinazionali, prendono tutto, sfruttano, e quindi la popolazione matura non gli conviene andare a raccogliere le fave di cacao, ci mandano i bambini, tanto praticamente non costano niente, e quindi ci mandano praticamente i bambini. E quindi c'è un grossissimo sfruttamento di lavoro minorile. Questo non è che sono una situazione di qualche anno fa, è ancora attuale, ancora presente, perché poi ci sono delle popolazioni, specialmente in Africa, che hanno queste piantagioni ma non sanno cosa servono. Okay. Cosa diversa invece magari in Centro America, cosa diversa magari in Vietnam, cosa diversa in Messico, cosa diversa, diciamo, anche in quei paesi africani dove qualche associazione italiana è andata in determinati territori e ha creato quelle associazioni ecosolidali, che significa, per cui c'è un ragazzo ormai più di 40 anni qui di Campofilone, Andrea Mecozzi, che fa parte appunto di questa organizzazione, va giù, gli insegna a coltivare fave di cacao, ma una cosa importante, gli fa vedere che cosa realizza con le fave di cacao. Cosa è successo? È successo che praticamente fanno dei contratti, proprio dei contratti, in cui gli insegna come coltivare un cacao di qualità, e già a priori sanno quando al quintale praticamente gli viene riconosciuto. Quindi a questo punto il discorso, insomma, del lavoro minorile piano piano sta scomparendo, perché vede il reddito, vede la redditività, diciamo, da questo punto di vista. Viaggia sempre in nave, ma in aereo, e sotto vedete praticamente l'essiccazione. Adesso sarebbe un attimo da vedere il ciclo produttivo, però sorvoliamo da questo, altrimenti andiamo praticamente lunghi. Ecco, questa, diciamo, è un'altra capossa. Ecco, qui vedete un attimo come vengono tutti quanti massi di cui di capossa già tolte dalle fave. Quindi è un proprio un lavoro molto meccanico, veloce. Tagliano la capossa, dividono praticamente la capossa, raccolgono i semi di cacao, i semi sono delle fave di cacao, e poi gli scarti vengono buttati via. Gli scarti rimangono lì, cioè non è che è un prodotto che si viene utilizzato per concime, quindi rimane, diciamo, nel suolo. Ecco, quello a fianco, diciamo, è un contadino venezuelano, vedete quanto è limpido, quanto è bianco. Un fiocco. Quello è un fiocco, effettivamente, cioè un cioccolato veramente di qualità. Quello è proprio a luce, è bianco veramente, bianco candido, non è giallo, è un bianco candido. Significa che quel cacao, quella fave di cacao, ha zero pigmenti, non ha pigmenti, quindi sicuramente produrrà un cacao di qualità, un cacao aromatico. Ok, quindi non sentiamo quel cacao, quell'amaro che magari siamo abituati a riconoscere, anche se è fondente, nei normali cioccolati commerciali che abbiamo praticamente sotto casa. Si polverizza quello lì, come diventa? Allora, quella è una placenda dolce, molto dolce, già il seme di cacao, quindi
dentro questa, chiamiamolo batuffolo di cotone, sembra batuffolo di cotone, qua dentro c'è il seme, qua dentro c'è il seme, dentro c'è il seme, e parte la fermentazione. Fermentazione cosa fa? Scioglie quella parte praticamente liquida e acqua sostanzialmente, e poi la fermentazione effettivamente si produce l'aroma del comincia un attimo a produrre insomma l'aroma interno del cacao, e si forma l'acido acetico, quindi dà quella sensazione, quindi è una fermentazione come l'uva. Ma dove viene la fermentazione? Dove? In tini? In vasi? No, è in delle, guarda, aspetta, vediamo un attimo. Allora, la fermentazione, aspetta, se puoi trovarlo, ce l'ho, dovrei averlo. Delle panche, cioè sulle, come ce l'abbiamo noi, delle panche. Ma proprio non è, cioè consideriamo che siamo nei paesi equatoriali, non è che hanno come dei tini, come nel vino, sono casse di legno, ecco, casse di legno. E quindi ogni tanto praticamente vanno a rimescolare queste fave fin quando la fermentazione non è praticamente finita. È oleosa la pasta? Oleosa. No, la pasta non è oleosa. La pasta, come possiamo definirla? Possiamo definirla caramellosa, ecco, caramellosa. È una sostanza dolce. Sì, esatto. Sì, vero. Io mi immagino, perché... No, hai ragione, è quello. Questo diciamo dopo la fermentazione che viene fatta essiccare, cosa serve l'essiccazione? Serve appunto per togliere, non totalmente, ma tutta quanta l'umidità. Perché in questo caso se rimane umido, a quel punto si creano muffe, si creano batteri, e quindi poi di conseguenza il prodotto diventa scadente e poi lo sentiamo anche quando assaggiamo insomma il cioccolato, diciamo, da questo punto di vista. Quindi come vedete è tutto rudimentale, non esistono diciamo tecnologie, anzi questa già di per sé è abbastanza evoluta, diciamo, ecco la lavorazione. Ecco, quello in fondo vedete il colore di un forastero, quello viola. Sotto, per fare la differenza, la polpa bianca con la polpa nera. Quello sopra, diciamo, intermedio è utilitario. Ecco queste panche qua. Non so se riesci un attimo a vederle. Ok, questo è il contenuto della sezione, appunto, del seme, quindi della capossa, sezionata. E da lì si inizia a produrre praticamente la tavoletta. Adesso qui ci dovrebbe vedere le fasi di lavorazione e coltivazione, però ci allunghiamo troppo e queste diciamo le saltiamo. Però diamo innanzitutto i tipi di cioccolato che dovremmo conoscere, no? Tutti penso che conosciamo il fondente e quello al latte. Quindi il fondente è formato da pasta di cacao, significa fave macinate, che produce una bottiglia, che produce praticamente una sostanza, non dico liquida, però nello stesso tempo, perché contiene grasso, contiene la parte oleosa, che si forma tipo una massa per fare gli gnocchi, ecco, detto in parole povere, no? Una massa di patate in cui praticamente è molle, ma non è né liquida né tantomeno praticamente solida. Quindi pasta di cacao, zucchero e burro di cacao, vaniglia e lecitina. Ovviamente vaniglia e lecitina sono degli aggiunti successivi, ma l'importante è che sia formata la pasta di cacao, zucchero e burro di cacao. Attenzione, il 100% non si chiama cioccolato, ma pasta di cacao. Non si può chiamare cioccolato il 100%, perché deve almeno contenere l'1% di zucchero per chiamarsi effettivamente cioccolato. E zucchero per forza, quindi? Sì, zucchero per forza. E in Italia viene importato come pasta? Allora. Dunque, no. Secondo me si è preparato la cioccolatiera. Allora. E qui dove sta la differenza tra un cioccolatiere di qualità e un cioccolatiere di massa? Allora, il cioccolatiere di qualità va a selezionare lui le fave. E quindi tutto il ciclo di lavorazione le sceglie lui. Se le porta nella sua azienda, le lavora,
alla fine produce praticamente il cioccolato. Però ci sono delle fasi che per forza di cose deve avvenire nella zona di produzione, quale la fermentazione e l'essiccatura e l'insaccamento praticamente dentro i sacchi. Però attenzione, il cioccolatiere è presente nel territorio perché seleziona le piante, seleziona i coltivatori, ma la cosa importante è seleziona le fave di cacao. Cioè lui le fave, quelle che non vanno bene, di avere un certo calibro, quelle vengono scartate. Okay? Quindi c'è una selezione appunto di prodotto, di seme, non è chi acquista a caso, diciamo, da questo punto di vista. Cosa diversa per le multinazionali, a questo punto loro stessi producono, o magari i cioccolatieri, insomma, i pasticceri locali comprano le masse di cacao e quindi vanno sulle grosse industrie, grosse aziende, ma non sanno quello che comprano. Quindi compra la pasta, cioè non è che ha la forza contrattuale e commerciale ad andare ad acquistare le fave di cacao in loco. Quindi diciamo i produttori locali, quelli che magari i nostri pasticceri, io non li chiamo cioccolatieri, che fanno il cioccolato in casa, ma in realtà acquistano la massa di cacao pronta, ma si può acquistare anche da internet, cioè non è che, cioè la massaglia di casa la può benissimo acquistare, cioè non è che per forza deve essere acquistata dalle multinazionali, diciamo, quindi si può acquistare direttamente su internet, sia il burro di cacao che praticamente la pasta di cacao. Allora, al latte, ecco, una parola soltanto sulla vaniglia. Allora, la vaniglia da non confondere con vanillina, e questo io adesso mi soffermo un attimino, ma questo vale per tutti quanti i prodotti comunque. Dobbiamo imparare a leggere le etichette. Allora, se è vaniglia, è un prodotto naturale, specialmente i baccelli di Barbon, che cosa fa la vaniglia? La vaniglia dà quell'aroma spiccata, in un certo senso anche fa emergere, in un certo senso anche i profumi secondari, insomma, del cioccolato. L'ECTA, c'è chi mette di girasole o chi mette quelle di soia, non tutti la mettono. Per esempio l'Omori, pasta di cacao, burro e zucchero, tutto il resto non mette niente, diciamo, da questo punto di vista. L'ECTA aiuta che cosa? Aiuta ad amalgamare questi ingredienti. Quindi, però attenzione, quando parliamo di ECTA parliamo lo 0,01%, cioè attenzione, perché la maggior parte, pasta di cacao, zucchero e burro di cacao, il resto non raggiunge l'1%, non raggiunge, perché la somma, diciamo, dei prodotti raggiunge il 100% tra pasta di cacao, zucchero e burro di cacao, il resto sono puntine, diciamo, da questo punto. Non immaginate un cucchiaio praticamente di ECTA su una tavoletta da 100 grammi, assolutamente no, ok? Invece al latte, è il fondente più latte in polvere. Il bianco è latte meno la pasta di cacao, quindi è burro di cacao e latte. I gianduia, può essere fatta sia fondente che latte, e più nocciola in pasta. Allora, 30 secondi sul gianduia. Gianduia è un nostro prodotto italiano, nato per caso, per necessità, diciamo, più che per caso. Allora, nel 1865 Napoleone bloccò le importazioni del cacao. Quindi l'Europa era un grande produttore, produceva praticamente cacao, e quindi bloccando le importazioni, i cioccolatieri, in questo caso torinesi, non avevano le fave di cacao praticamente a sufficienza per produrre prodotti cioccolatieri. E Caffarel cosa inventò? Inventò che provò innanzitutto a sostituire le fave di cacao, quelle pochissime rimaste, con la nocciola tonda vicentile delle Langhe, della nostra memende IGP. In realtà assomiglia molto, insomma, alle fave di cacao, perché è un prodotto che ha dell'olio, quindi ha del grasso interno. In realtà la sostituì, e quindi ecco nata in poche parole la gianduia. Quindi
cacao, massa, lavorando, ha creato la massa di cacao più lavorando praticamente le nocciole, ha fatto un'unica pasta che è diventata gianduia. Perché gianduia? Perché era il periodo carnevale dove effettivamente si consumava tanto cioccolato e le distribuiva la maschera gianduia. A quel punto gianduia e gianduiotto, quindi il motivo in cui si chiama appunto gianduiotto. Quindi in realtà è la nostra scoperta e ci dobbiamo benissimo vantare, perché effettivamente gli altri produttori non hanno questa fortuna, chiamiamolo così, perché non è tanto il cacao, ma in questo caso entra in gioco la tipologia della nocciola. Noi abbiamo due nocciole che va per la maggiore, nazionali, la Ciffoni, i GP Ciffoni e la Tonda Gentile praticamente delle Langhe, che non c'è nessun paragone al mondo con altre tipologie di nocciole, spagnole, turche, eccetera, eccetera, perché è una nocciola molto, oltre che molto aromatica, ma è molto molto oleosa, che aiuta appunto ad amalgamare il cioccolato. La copertura, stasera assaggeremo anche qualche pralina, sarebbe la parte esterna praticamente della pralina, occorre molto robustezza, molto resistente, quindi è fondente con molto burro di cacao, quindi il burro di cacao cementifica in un certo qual senso lo scheletro appunto della pralina. C'è qualcuno che le fa perché senza zucchero, quindi sia al latte oppure fondente, quindi sono dolcificanti al posto dello zucchero. Uno dei dolcificanti, che per me si chiama zucchero lo stesso, è quello che viene utilizzato anche per i diabetici, è lo zucchero di cocco, che è utilizzato perché è un prodotto in sapore e quindi viene consigliato per le diete, praticamente per diabetici. E poi c'è il ripieno magari all'interno di una pralina, può essere sia fondante al latte e con tutti gli ingredienti possibili, quindi alla frutta, al whisky, al vino, alle creme, eccetera, 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 eccetera. Allora, due cenni, perché noi ho parlato di pasta di cacao e ho parlato di burro di cacao, ma cos'è questo burro di cacao? Beh, il burro di cacao è presente all'interno di queste fave che vengono macinate. Quindi all'interno di questa poltiglia che praticamente viene prodotta macinando le fave di cacao, questa massa è formata da una parte cacao, quella che magari acquistiamo nel supermercato, quella parte polverosa, e una parte il burro. Cioè, se noi prendiamo con una macchina, questa che abbiamo una macchina, pressiamo, quindi la parte oleosa è quella che esce, la parte grassa esce, quindi si divide la massa di cacao, una parte